documentario su un'esperienza, l'esperienza di una comunità energetica in Abruzzo, ce ne sono anche in Piemonte, come sapete. Per esempio, ero a pranzo col direttore di LegaCoop, Dimitri Burzio, l'altro giorno, mi ha raccontato che Lega sta investendo, ha interesse a investire nella costruzione di comunità energetiche. Adesso parliamo di energia, ma potrebbe essere casa, diciamo, comunità territoriali che si occupano dell'economia fondamentale dei luoghi. E vedrete in questo documentario, che è un documentario che diciamo, io ho fatto la consulenza scientifica, realizzato da un'associazione che si chiama Chiama le Storie di Milano, finanziato da Fondazione Cariplo, sul come nasce e quali sono, diciamo, come nasce e come si caratterizza una comunità energetica, e vedrete alcune delle cose di cui abbiamo parlato. E ci serve anche da ponte per l'ultima parte, che è quella, diciamo, sul policentrismo territoriale. Dura 20 minuti, ce lo guardiamo insieme, poi ne parliamo. Magari, ecco, focalizziamoci su quelli che secondo voi sono gli elementi qualificanti di modello, magari scalabili, riproducibili. Ok. Alle 14, sempre in diretta. Vi ricordo domani a partire dalle 17:30 in Piazza Popolo, sempre qui a Gaglia Materno, l'incontro, le aree interne dalla politica alle narrazioni, se il racconto trasforma il territorio, organizzato da Montagna e Movimento, con la collaborazione di Neo, e saremo presenti anche noi di radioantichelue.it. A questo punto, intanto, io direi che è il momento di passare ad ascoltare del buon e sano rock and roll anni 70. Gaglia Materno è stato uno dei primi enti pubblici in Italia ad avviare un processo di costruzione di comunità energetica. Lo abbiamo fatto perché sentivamo la necessità di cavalcare l'onda della transizione ecologica ed energetica. Il percorso che abbiamo fatto con la comunità energetica e che ha fatto sì che la comunità energetica di Gaglia Materno divenisse, come dire, anche un po' un punto di riferimento, e diciamo è la via più lunga percorribile per fare una comunità energetica, è la via che fa molta attenzione agli aspetti culturali. Le CER, a nostro avviso, sono uno strumento rivoluzionario perché per la prima volta avvicinano l'energia ai cittadini. Essere una comunità energetica a Gaglia Materno vuol dire essere consapevoli di essere proprietari in quanto collettività dell'energia che viene prodotta e quindi consumata collettivamente. Essere consapevoli che il sole è un bene comune. Con le comunità energetiche cambia il rapporto tra uomo ed energia. E tra l'altro nella storia, quando è cambiato il rapporto uomo-energia, spesso è cambiata la storia. Gagliano prima era completamente diverso, standoci più persone, più gente, c'erano anche più attività, non mancava niente, avevamo di tutto, negozi, quindi si stava anche meglio. C'era la conceria, colavano le campane, e c'era il pastificio. C'era persino come si chiama, l'argenteria lì, l'oreficeria.
Tutti venivano a fare spesa a Galliano, tutta la vallata. Tutti i paesi. Io mi ricordo c'erano 7 macellerie. Galliano Terno è un paese dalla lunga storia, il nostro borgo, il nostro centro storico è di origine medievale. Siamo nel Parco regionale Silente Velino, nell'Appennino centrale. Il terremoto dell'Aquila del 2009 ha reso inagibili circa il 60% delle abitazioni di questo paese. È un paese che ha subito in 60 anni uno spopolamento molto importante. Negli anni 60 avevamo circa 2.000 abitanti, attualmente siamo a 250 abitanti. Buon lavoro, grazie. Questo monumento rappresenta la storia della nostra comunità, una storia fatta di migrazioni e immigrazione, e soprattutto verso il Canada e l'Africa. E io spero sia anche un monito per la comunità attuale, cioè quella di essere sempre aperta e accogliente verso le persone. Quando arrivi in un paese che hai un rapporto di 1 a 10 con gli abitanti che aveva 100 anni fa, quando arrivi in un paese in cui non c'è il pediatra, non ci sono servizi fondamentali e soprattutto per decenni si è detto ai propri figli di andarsene dal paese perché il futuro era altrove. Quindi l'idea di futuro, quando sono arrivato, era un'idea di futuro estremamente, come dire, depressa. Un'idea di futuro fatalista, in cui il futuro era ovunque tranne che qui. Qui non si poteva fare nulla, figurati fare una comunità energetica, ospitare giornalisti, professori universitari, aziende, fondazioni, parlare, fare un piano industriale. Cioè, qualsiasi attività era, come dire, non aveva le gambe per camminare. Un ragazzo diplomato, un laureato, che fa qui? Nel 2021 io la prima cosa che ho fatto quando sono stato eletto sindaco è stata quella di finanziare dei ricercatori, dare una casa a Casa Mim, questa associazione che si chiama Montagna in Movimento, e i ragazzi sono venuti a vivere in paese, hanno vissuto qui per 2 anni e mezzo e con il metodo scientifico, cioè quello antropologico, hanno avviato dei percorsi di partecipazione. Si cercava di fargli percepire la validità del luogo in cui vivono. Il progetto del sindaco va benissimo. Il sindaco è un ragazzo eccezionale. 3.000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 .
parlante, non mi sono mai allontanato troppo, voglio essere più presente perché appunto c'è bisogno, c'è tanta roba da fare, c'è un'idea al giorno. Che ho avuto appena diplomata al liceo classico era di fuggire da questa vallata. Ho deciso di iscrivermi all'università e mi sono laureata in fisica. E dopo qualche anno invece motivi familiari purtroppo mi hanno spinto a tornare qui in Valle Peguana. Ho ripreso l'azienda di mio padre, ora prima era di mio nonno, perché mi dispiaceva che venisse chiusa dopo tanti sacrifici della mia famiglia, anche perché lavorandoci, dando una mano a mio padre, ho scoperto che effettivamente mi interessava, era un lavoro che mi dava soddisfazione. E ho iniziato a lavorarci da prima con molte difficoltà, perché venendo dalla fisica non avevo nessun tipo di preparazione, quindi ho iniziato a studiare nel senso da sola a casa, sui libri, informarmi su cosa dovessi fare, in che periodo dell'anno, e ho cercato di nuove culture, eccetera. Sicuramente un programma di continuare gli studi in fisica, di iniziare il dottorato e magari portare avanti le cose in maniera parallela. La decisione di rimanere è dipesa tanto anche dalla situazione che ho trovato. Quando ero andata via,
avevo lasciato un paese e ne ho ritrovato uno che aveva finalmente delle speranze di rinascita. E questo mi ha spinta a rimanere, è stato fondamentale. Poi chiaramente le problematiche di un piccolo paese sono tante, la mancanza di servizi, si sa, è chiaro, l'ospedale più vicino è a mezz'ora di macchina, i medici di base sono pochi e sovraffollati, non c'è il pediatra, i mezzi di trasporto non ci sono, quindi c'è necessità di una macchina per fare qualsiasi cosa. Vuole coraggio. Vivere qui. Abbiamo messo in piedi un progetto NEO, Nuove Esperienze Ospitali, ideato dall'amministrazione di concerto con Montagne in Movimento, e quindi abbiamo iniziato a dire a dei ragazzi da tutta Italia: volete venire a vivere qui? Noi vi diamo una casa per 6 mesi e vi facciamo formazione, però allo stesso tempo vi facciamo immergere dentro un percorso di comunità. E quella è la differenza di NEO rispetto a tanti altri processi di neopopolamento. Cioè le persone si sentono subito protagoniste di un qualcosa che è costruito insieme. Vengo da Caravaggio, in provincia di Bergamo. Vivo a Gaiano a Terno da aprile perché sto partecipando al progetto NEO. Da gennaio di quest'anno ho in qualche modo abbandonato gli studi di sociologia all'Università Bicocca di Milano e mi dedico al woofing, quindi uno scambio di lavoro in cambio di ospitalità in delle realtà che si occupano di agricoltura con una sensibilità particolare, quindi legata al biologico. Arrivavo da esperienze che duravano solo un paio di settimane. Mi è capitato tra le mani il bando e ho provato a candidarmi e inaspettatamente mi hanno preso. Semplicemente ero alla ricerca di senso e l'ho trovato qui. E il fatto di vedere questi ragazzi mi fa un piacere enorme. Sono educatissimi, gentili. Molte volte ci accompagnano anche a fare la spesa. Per noi va benissimo. Allora, prima domanda standard è qual è il tuo primo ricordo di Gaiano? La prima cosa che, tornando indietro, la prima è il negozio di miei nonni. Vengo da un paese della Sardegna che si chiama Tortoli. Sono andata a studiare a Torino quando avevo 18 anni, dove ho studiato prima educazione professionale per diventare educatrice sociosanitaria e ho poi continuato gli studi in antropologia culturale perché ero interessata ad approfondire gli strumenti per poter osservare le culture. E sono poi arrivata a Gaiano a Terno ad aprile del 2023. Ci sono arrivata perché in quegli anni diversi altri ragazzi e ragazze dell'Università di Torino erano interessati a approfondire questi temi dei paesi, delle aree interne e dei paesi di montagna, e quindi è nato informalmente questo gruppo di ricerca che ha preso il nome di Montagna in Movimento perché aveva l'obiettivo di andare a fare ricerca in diversi paesi di montagna lungo l'Italia. Grazie al mio essere qui all'interno del progetto NEO, quindi seguire questa formazione ed essere utile ai processi di ricostruzione immateriale del paese, ho potuto anche in qualche modo innamorarmi di un territorio che non conoscevo, nel quale ho trovato tanta bellezza che non mi aspettavo. Ciao, spiazzo. Quella a sinistra o quella a destra? Nel progetto NEO mi sono occupata principalmente di raccogliere informazioni dalle persone del luogo, intervistandole. In particolare abbiamo fatto delle interviste camminate per farci raccontare i luoghi simbolici, affettivi e di questo rapporto magari cambiato nel tempo, in modo tale da raccontare le storie individuali e affettive delle persone del luogo.
Io ho fatto per tanti anni radio, da quando ero ragazzino, come hobby. E serviva un megafono per far conoscere i progetti, ma anche per rendere partecipe anche la popolazione. Quindi mi arrivano anche proposte di programmi con interviste, con ricordi, ricette di cucina, della tradizione gaglianese. Prima c'eravamo un po' addormentati forse, un po' tutti, anche quelli della mia generazione. E invece adesso c'è proprio un risveglio culturale, un risveglio emotivo, sì. C'è voglia. Il neopopolamento che noi abbiamo avviato in paese ha generato un'importante richiesta di abitazioni. Se penso a 3 anni fa, questa cosa, diciamo, sembrava quasi folle, no? Da raccontare e da immaginare che avessimo avuto bisogno di case. E invece questo sta accadendo. Stiamo cercando di fare un'operazione che però richiede i giusti tempi con gli abitanti, per dire loro: guardate che se mettiamo in disponibilità gli immobili che spesso sono chiusi, parliamo di seconde case, terze case inutilizzate, per accogliere appunto persone che vogliono mettersi in gioco nel vostro paese, voi contribuite a qualcosa che appunto lascerete ai vostri figli e ai vostri nipoti. Inizialmente abbiamo avuto naturalmente qualche resistenza, perché se voi considerate che attualmente circa 20 giovani neoabitanti sono presenti in paese, per un paese di 250 abitanti parliamo di qualcosa di rivoluzionario. Pian piano si sono iniziate a instaurare relazioni che poi riguardano la quotidianità di queste persone, dall'accompagnare un anziano al mercato al fare insieme un dolce tipico della nostra tradizione. La trasmissione dei saperi, noi la chiamiamo, che secondo noi è quell'elemento che li salverà. Gli ho insegnato i dolci tipici di Galliano: i confortini, i galeotti, le letizie. Le pizze. Le letizie pure. Ah, le letizie, sì, sì. Noi delle ragazze del servizio civile cerchiamo di aiutare le persone che come me appunto non hanno mezzi propri o comunque devono stare sempre a chiamare qualcuno. Abbiamo deciso di provare a fare una spesa a domicilio nei giorni di mercato, che il mercato si fa a Castelvecchio il martedì e il venerdì, e parlando con i venditori di frutta e verdure o comunque salumi e formaggi, siamo provati a capire chi è d'accordo a venire qui, scaricare la spesa delle persone e noi dopo li andiamo a consegnare casa per casa. Sono bravi, volenterosi, sì. Proprio. L'idea è che se non si lavora per una nuova socialità nei paesi, difficilmente ci si può abitare, e rivendicandosi anche un abitare, ecco, diverso, alternativo. Credo che qui a Galliano Terno oggi si respiri un'aria che non è facile trovare in giro, e c'è una comunità estremamente coesa, con tanta consapevolezza di quante forze delle persone che si mettono insieme e generano delle aspirazioni possano, come dire, creare anche mondi nuovi. Sono stati fatti tantissimi incontri con tutta la comunità gaglianese, sia dall'inizio, prima di fare la comunità energetica, spiegandoci cosa sarebbe successo, dove sarebbero stati messi i pannelli. Le rinnovabili sono il futuro per la produzione di energia. È bello per noi che ci abitiamo e soprattutto porta molte persone a Galliano per capire come è stata costituita questa comunità energetica e come funziona. C'è un produttore, in questo caso l'ente pubblico, il comune di Galliano Terno, che ha realizzato degli impianti fotovoltaici sul nostro territorio, e serve assolutamente un consumatore e quindi i cittadini. Il consumatore che a nostro avviso deve essere il più consapevole possibile di quello che sta facendo, e quindi per arrivare a generare questa consapevolezza abbiamo fatto tanti incontri pubblici, tante assemblee, perché senza produttore e senza consumatore non si genera un incentivo economico, che è alla base delle CER, non si genera quella sostanza
che ci permette, attraverso un percorso condiviso e assembleare, di decidere come reinvestire quelle somme. Le progettualità della comunità energetica a Gagliano Terno per una prima fase prevede di arrivare intorno ai 400 kW, perché il consumo tra pubblico e privato a Gagliano Terno è intorno ai 350-400 kW, non ci serve produrne di più di energia. Una volta raggiunti questi 400 kW, Gagliano Terno avrà più o meno un bilancio di utili da 50.000 euro l'anno, con cui si potrà fare ad esempio la ridistribuzione dei costi dell'energia, oltre che dell'energia che viene anche automaticamente consumata. C'è una riappropriazione dell'energia delle persone, degli abitanti del luogo, e anche una partecipazione politica, perché comunque le persone possono parlare, decidere insieme di che cosa magari fare, degli incentivi economici che vengono dati. L'idea forte che esce dalla comunità energetica di Gagliano Terno è che il valore generato dal sole, dal vento, cioè il valore generato dalla natura, deve restare a chi abita i territori. Naturalmente andiamo a salutare gli amici che ci ascoltano dal Canada, la comunità gaglianese che ci ascolta da Hamilton. Stavo controllando proprio poco fa che abbiamo 3 ascolti in questo momento da Hamilton, dal Canada. Li salutiamo, naturalmente invitiamo la comunità gaglianese a scriverci, a mandarci WhatsApp al 3500795539. Vi ricordo il prefisso internazionale 0039. Ma i gaglianesi sono un po' dappertutto, eh? Sono rimasto sempre a Gagliano, non me ne sono mai andato, al contrario di mia sorella, che è partita in Canada, a Toronto, a studiare e a lavorare là. Io preferisco rimanere qua in paese, qua a Gagliano, perché sono un po' affezionato sia alla montagna sia al paese. Quando sono andato a trovare ad esempio mia sorella in Canada, a Toronto, e le prime settimane era tutto bello, però l'ultima settimana non ce la facevo a stare là. E sentivo proprio di tornare qua, stare in montagna, più libero, spensierato. Gagliano ha negli ultimi anni, ultimi 20 anni circa, attirato diverse comunità straniere. Abbiamo avuto una comunità del nord Europa, soprattutto danesi. Poi abbiamo avuto invece un'importante comunità rumena, ad esempio, che ormai è qui da appunto circa 20 anni. I loro figli sono assolutamente inseriti e integrati nella nostra comunità, sono gaglianesi a tutti gli effetti. C'è una partecipazione importante ed uno scambio importante di culture, a mio modesto parere genera sempre benessere, genera qualcosa di positivo. Sono nato in Romania, però da piccolino mi sono trasferito in Italia insieme a mia madre, che faceva la badante. Da quando sono arrivato ho sempre vissuto a Secenaro fino al marzo 2019, e da aprile 2019 abito a Gagliano. Ci sono molte famiglie rumene, e non solo rumene, ma pure ucraine, russe, albanesi. Noi parliamo di neopopolamento e non di ripopolamento, è un concetto un po' più radicale, perché lavoriamo per far sì che quelle tante persone, specialmente ragazzi, che oggi scappano dalle città per trovare mondi meno competitivi, meno chiusi, opachi, possono effettivamente abitare dentro questi paesi, ma non con quartieri a sé, ma diventando gaglianesi. Ecco, questo è l'unico modo, ed è un lavoro estremamente complesso. Negli ultimi 2-3 anni è un continuo flusso di persone che vengono, passano, rimangono in paese qualche giorno, qualche settimana, qualche mese. E sono persone soprattutto giovani che hanno studiato, che hanno comunque un livello culturale alto, e quindi è sicuramente positivo. Da quando ci sono i ragazzi del progetto Neo MIM, Gagliano è cambiata in positivo, perché vedi già un po' più di movimento. Prima Gagliano era un po' più, diciamo, spenta, invece ora ci sono varie iniziative che piacciono a noi ragazzi, piacciono un po' a tutti quanti. È bello comunque vedere gente che ha passione e cercano di ritornare a vivere in paesi, in montagna, comunque in ambiti e zone ultraperiferiche. Certamente c'è un livello di protagonismo maggiore qui, cioè senti di essere, dire necessario è forse presuntuoso, però senti che il tuo apporto conta,
senti quindi di essere utile a un processo nobile, ecco. Invece nel sovrappopolamento lombardo è più difficile emergere come individuo. Io non so se questi nostri progetti e processi riusciranno ad invertire la rotta, a popolare invece che spopolare il nostro paese o i paesi in generale. So soltanto che dobbiamo provarci tutti insieme, dobbiamo avere la capacità di sviluppare delle politiche nuove, innovative, aperte, e dico sempre che i paesi, i luoghi li fanno gli abitanti, quindi il ruolo degli abitanti in tutto questo è fondamentale. Dobbiamo capire che ci salviamo tutti insieme, che un futuro migliore, diverso, ed un presente migliore, solo lavorando tutti insieme possiamo riuscire a costruirlo. La comunità energetica favorirà questi processi e ci permetterà di reinvestire le risorse che deriveranno per fini sociali, socio-economici, pubblici. Sicuramente è stato avviato qualcosa che ha superato le aspettative che si poneva all'inizio. E se diciamo che è riuscito vuol dire che si è fermato. No, è in movimento e continua ad essere in movimento, speriamo che resti in movimento. Speriamo. Good morning Gagliano! Il mio ruolo sia come Università di Torino che come Associazione Riabitare l'Italia, che è l'associazione che abbiamo fondato e che si occupa di questi temi, perché appunto, come vi ho detto, cerchiamo di portare queste idee, queste tematiche fuori dalle aule. Allora, intanto adesso vi diciamo due cose, poi allora aspetti che devo riprendere le slide che non vedo, io sono cieco. Dove saranno? Presenta, no, non è questa, va bene, me la mette lei, grazie. Beh, intanto che mi mette gentilmente le slide, avete visto, no? Paese, area interna, ultraperiferica, valle subequana, l'area più marginale dell'Abruzzo ai confini con la Marsica, tanti elementi interessanti che abbiamo già citato. Innanzitutto il ruolo del sindaco, le istituzioni locali hanno un ruolo cruciale in questa roba qua, quindi cittadinanza attiva, partecipazione, sì, però le cose funzionano quando si lavora insieme, quando c'è il sindaco, anzitutto è l'amministrazione, ma proprio il sindaco come che ci mette la faccia, no? E che sprona l'amministrazione ad andare in quella direzione. Poi certamente il ruolo dell'associazionismo civico, il ruolo dell'attrito esterno, qui c'è l'università, c'è i politecnici, cioè queste cose funzionano quando i territori entrano in dissonanza positiva con centri di competenza esterni, non solo saperi locali, no? Ma quando si creano reti lunghe con centri di competenze esterne, quindi quando la filiera agropastorale lavora col DISAFA di Grugliasco, quando Ostana lavora col Politecnico di Torino, capite? Quella è la cosa, no? Ed è, quella è metromontagna anche. L'energia, quindi la filiera dell'abitabilità, la filiera dell'abitabilità quotidiana, No? La filiera di quello che è necessario per vivere in un territorio, casa, energia, acqua, relazioni sociali, certo accesso al lavoro, però avete visto, noi abbiamo dato la casa, i miei studenti vivono lì, sono andati a vivere lì, a lavorare, alcuni si sono fermati, abbiamo dato la casa, quindi fare un bel ragionamento sulla disponibilità immobiliare, su come, no, è possibile mettere in relazione domanda e offerta di beni fondamentali. La formazione, la partecipazione, si diventa gaglianesi, perché cittadini dei luoghi si diventa facendo le cose insieme, non per nascita, ma si diventa lavorando insieme in modo partecipato. E poi la dimensione sociotecnica, questa è una roba, avete sentito, Raffaele è un antropologo, no, che si è laureato qua, tra l'altro,
gran personaggio, l'associazione, agenti di sviluppo, agenti del cambiamento, finanziare percorsi di formazione per persone che nei territori ci vivono, non è che vanno lì, noi non abbiamo più bisogno di bandi. I bandi non fanno sviluppo locale, sono lo strumento che serve, diciamo, la necessità amministrativa di spendere in fretta. Ma non funzionano i bandi, se devi fare queste robe ci devi avere tempo, devi avere uno staff di persone che nei territori ci va, ci vive, ci mette i piedi, si guadagna la fiducia, no? E poi certamente le cose vanno fatte, non è che si può, però le cose le fanno, loro i pannelli li hanno costruiti, la comunità energetica c'è, si genera un margine che viene usato per redistribuire i costi dell'energia o per fare altro, ad esempio per pagarsi un'infermiera di comunità, perché il servizio sanitario è lontano. Per aprire, no? Per pagarsi, no? L'ha detto il sindaco, no? Creare valore pubblico. E su questa, sul disegno della comunità energetica, sull'uso del margine, su tutto, si discute collettivo. Cioè di energia si parla in piazza a Gagliano, al bar, questo è il punto. Di energia si parla al bar e questo dobbiamo tornare a fare. Parlare dei beni e dei servizi fondamentali che servono le persone e i luoghi, nei luoghi della vita quotidiana. Bisogna portare questi saperi tecnici fuori dal... diciamo così, dai contesti in cui questi sono. E poi tutto questo, vabbè, questo poi tanto ripete, diciamo così, ci porta, no, al tema del policentrismo, che è il terzo capitolo del libro Le piazze vuote, cioè l'idea che la diversità territoriale, nelle sue moltissime accezioni, no, è una leva per creare ricchezza e welfare. Noi abbiamo fondato questa associazione che si chiama Riabitare l'Italia, vedete il libro che vi dicevo, Metro Montagna, che ho curato con Antonio De Rossi, che guarda, diciamo, no, al governo di area vasta e a tutte le possibilità che dall'ambiente ai servizi ecosistemici, alle filiere produttive, al welfare, ai centri estivi che esistessero, intercomunali, se esistessero, i centri estivi intercomunali, con l'offerta di spazi e di fresco che c'è nelle aree metromontane intorno a Torino, il bisogno di fresco che c'è per i bambini di periferia che non possono andare in vacanza. Noi le chiamiamo così, bisogna ripristinare le colonie. Bisogna pensare in modo innovativo il passato, perché è un punto della letteratura sull'innovazione, questa roba qua, si chiama... innovazione, retroinnovazione, c'è proprio un nome, no? Gli studiosi danno i nomi a tutto, comunque ha un nome, si chiama retroinnovazione, cioè tu giri, vedi che una cosa c'era e se c'era una ragione, poi la riproduci oggi ma la fai in modo adatto ai tempi. Allora pensare a nuove colonie metromontane dove l'offerta di spazi, di esperienze, di capacità di stare con l'altro, di metterti alla prova insieme all'altro nell'ambiente, perché la montagna è formativa, camminare ti crea, ti struttura, ti devi fidare dell'altro, manca la socializzazione alla montagna, no? I beni ambientali paesaggistici sono beni borghesi, sono beni di ceto medio e di ceto medio alto. Allora ragioniamo sulla costruzione e arrivo di filiere metromontane che intanto mettano a disposizione, diciamo, di chi non lo possiamo fare insieme agli assessorati, insieme alle fondazioni, invece di tenere i bambini dentro le scuole con l'aria condizionata, ad agosto magari riusciamo a portarli 20 giorni, no? I costi sono molto limitati, però certo questo ti obbliga a ragionare in chiave intercomunale, non in chiave di centri estivi comunali, ma intercomunali, di area vasta. Prego. Sì. Sì, 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 certo. Sì. Comune, sì. Poi c'è questa associazione. Sì, intanto c'è autoproduzione. Ma allora, dal punto di vista diciamo, il beneficio è che l'autosufficienza energetica, no? in gran parte, no? Poi la vendita durante i picchi alla rete e quindi il generare un margine e poi, il popolamento, cioè i ragazzi vanno lì perché c'è la comunità energetica, questo è il punto, il totem che dicevo prima del rituale, il pannello solare diventa il grande totem intorno al quale i nuovi abitanti, i restanti, i ritornanti, dopo li vedremo, no? Tornano perché lì si può decidere su... l'avete sentito, qui conti. Il tema che in questi territori
Puoi fare la differenza, cioè a San Salvario non ti vede nessuno se ci vai a vivere, a Torino la partecipazione, diciamo, le circoscrizioni, tutto. Quindi hai tra i benefici anche questi. Però dicevo, il fatto di organizzare i corsi di formazione è un costo. Sì, sì, certo. Il fatto di, come dire, accogliere, ospitare i ragazzi di 36 mesi. Sì, sì, sì. Allora, sì, sì, ho capito. Sì, sì. Allora, diciamo, loro ovviamente si attrezzano, come ha fatto Ostana, per trovare risorse, dalle fondazioni, dalla regione, no? Trovano risorse. Poi mettono a disposizione il patrimonio pubblico, gli edifici di proprietà pubblica, li risistemano un po', i ragazzi si adattano, poi chiedono ai ragazzi di contribuire, no? Non, certo, non li mettono a fare i muratori, però... sì, sì, che... Sì, sull'abitabilità quotidiana. Sì, con il sindaco è un posto piccolo, il sindaco molto in prima linea, Raffaele il progetto, l'associazione MIM, Montagna in Movimento, progetto di popolamento. Sì, e poi ecco, c'è un modello un po' simile al woofing, cioè tu vai lì, sei ospitato e in cambio dai lavoro. Questi ragazzi lavorano con la comunità locale, quindi muretti a secco, la ricostruzione, la spesa per le signore. E non ci vuole tanto fare una roba così, Molti si sono fermati a vivere. C'è neopopolamento. Molti si sono fermati a vivere, hanno deciso di perché lì, perché i ragazzi, allora c'è, diciamo così, no? La scommessa che in qualche modo si dimostra, non dico vincente, ma vera di questi progetti, è che c'è una domanda di aree interne. C'è una domanda, è una domanda che non è che voglio tutti, c'è una domanda che interessa una percentuale buona, diciamo, no? Vera, di persone che in quella fascia d'età non ne possono, non hanno più voglia di stare in città, le città sono diventate luoghi dove è difficile diventare adulti, le case costano, i lavori sono quello che sono, loro hanno una certa idea di qualità di vita all'interno della quale il lavoro occupa un posto, e la carriera occupa un posto, sì, ma non il posto, ecco, è un pezzo della... Allora, lavorare sull'incoming insediativo, perché questo è incoming insediativo si chiama, no? Cioè quindi il territorio che si attrezza, ma non in modo chiuso e isolato, ma insieme appunto alle città, ai centri di competenza, ai ricercatori, alle associazioni, per fare di quel posto un luogo dove diventa più semplice abitare. Poi inizi, provi, poi c'è chi ci sta 6 mesi, poi ci va via, c'è chi ci sta 2 mesi, poi va via, c'è chi ci sta tutta la vita. No, sono modelli di... Io a Gagliano ci lavoro, vado a fare formazione, ci ho fatto le vacanze, perché è un posto di una bellezza assurda, avete visto, no? Il Sirente, cioè ci sono i cavalli liberi, è un posto bellissimo, assolutamente bellissimo, veramente pazzesco, bellissimo. Proprio... E quindi ci sono festival, iniziative culturali, dibattiti, insomma diventa un posto anche dove si fa un po' di quel neopopolamento, diciamo, sulla base della rigenerazione culturale dei territori, cioè i territori diventano anche, non sono luoghi morti, sono luoghi vivi dove un ragazzo ci va e trova coetaneo olandese piuttosto che finlandese, piuttosto che... No, di un altro paese, parla inglese, parla di cose di cui parlerebbe esattamente in città, trova il professore, trova Fabrizio Barca che va lì pure lui, capite? Diventa un luogo di quel tipo, ecco. Non ci vuole tantissimo a fare questa cosa, posto che si abbia ben chiaro questa roba qua, cioè che si abbia ben chiaro che il policentrismo non sono i borghi, questo è il libro che ha venduto di più di tutta la nostra serie contro i borghi, che sono paesi. Sono paesi, non sono borghi. I borghi sono una proiezione urbana dell'architetto milanese che guarda, stufo dell'inquinamento padano, e vuole andarsene a fare lo smart working nel posto col mattoncino. Non è quella roba lì, è il piatto tipico finto. Non è quella roba lì, sono paesi. I paesi hanno bisogno di capacità amministrativa, di comunità, c'è il conflitto. C'è la casa, c'è l'accesso ai beni fondamentali, sono paesi. Il borgo è un insediamento per sottrazione. Sottraggo dal paese le cose importanti e alla fine ho questa cosa che galleggia nel tempo e nello spazio, che è il borgo. Bisogna rimettere al centro i paesi e l'abitabilità quotidiana dei paesi. I ragazzi in questi posti, nelle aree interne, ci vogliono abbastanza restare,
in questo è voglia di restare. La restanza è un fatto statistico, cioè noi abbiamo fatto una survey a un campione statisticamente rappresentativo delle persone 18-39 anni residenti nelle aree interne, nei comuni periferici, ultraperiferici e intermedi, quelli a più di mezz'ora dai servizi. La maggioranza assoluta, 52%, lì vorrebbe rimanere, cioè ha dei progetti. Il fatto è che è difficile rimanere in questi territori, perché se vai figli e non c'hai la scuola, se i tuoi si invecchiano, se non c'è lavoro, te ne cerchi di andartene, ma non è neanche più così facile andarsene, no? Quindi molti rimangono e fanno pendolarismo. Ecco, per fare tutto questo devi avere, poi l'ultimissimo è questo, che l'abbiamo pubblicato 2 mesi fa, che guarda alle opportunità delle aree interne montane, al policentrismo, in termini di aree in grado di accogliere le persone anche all'interno di cicli di vita, no? Di particolari fasi del ciclo di vita in funzione degli effetti del cambiamento climatico sulle città, perché Torino, Milano, Bologna, Firenze, 3 mesi l'anno saranno luoghi invivibili per gli anziani. Questo è. Non si sta a Torino a 70 anni. Non si sta, si sta quasi difficilmente anche a 60 o 50. Questo è. L'effetto del cambiamento climatico, delle ondate di calore sulle città, è un effetto pesante per i corpi delle persone. Però noi non siamo in Olanda, non siamo in un posto piatto, siamo in un posto rugoso che può offrire forme di accoglienza, anche in termini di welfare temporaneo, case collettive per gli anziani che si trasferiscono per 2 mesi l'anno lì. Come si finanzia questa cosa? Bisogna pensarci, bisogna fare un piano industriale, ma non è impossibile, non è impossibile. Non è per nulla impossibile, data la vicinanza e dati la differenziale di costi. Si possono pensare, almeno a livello di sperimentazione, non dico il piano maoista, no? Però una piccola sperimentazione in cui pubblicamente, no, il pubblico si fa carico. E quindi, vedete, questa roba qui trasforma le periferie, Settimo, San Mauro, in centri, perché diventano punti cerniera. Il centro non è più Piazza Castello, no? Se tu hai una filiera metromontana e Settimo è il punto di collegamento, o lo è appunto un paese verso la Valchiusella, verso, no? Diventano punti, diventa un policentrismo territoriale, perché tu diventi, no, la cerniera tra una domanda e un'offerta, e non sei più periferico rispetto a un unico centro, insomma, non si ragioni in questi termini. E quindi bisogna avere in mente queste robe qua, no? Bisogna avere in mente, questa è la famosa mappa delle aree interne, la conoscete, no? Le persone che stanno a più di mezz'ora, diciamo così, semplicemente tra i 20 e i 40 minuti almeno, quelle aree in verde, no? Le aree lontane dai servizi essenziali, lontane dall'offerta delle stazioni con la fermata almeno dell'interregionale, degli ospedali livello con almeno il pronto soccorso e di tutta l'offerta secondaria scolastica superiore. I centri che offrono questa roba sono i poli. Se stai tra i 20 e i 40, tra i 40 e i 75, oltre i 75 minuti di percorrenza in auto dall'offerta di queste cose, sei in un'area interna cosiddetta, no? Che si è divisa in 3 fattispecie, le aree intermedie, le aree periferiche e le aree ultraperiferiche. Queste aree sono a livello nazionale 1/4 della popolazione, non so, 2 persone, sono 8-9 milioni, il 51.7% dei comuni e il 59.8% della superficie. Ok, quindi vedete il tema di nuovo della prossimità all'economia fondamentale di fatto. Allora, il tema è pensare al policentrismo territoriale avendo in mente metriche come queste. Questa è una, non è l'unica, è una famosa, una importante. Ce n'è un'altra, ovviamente c'è l'altimetria, ma ce n'è un'altra molto bella, poi torniamo sulle città, che è questa qua, che è quella dell'Italia di mezzo. Quindi non solo città, le metropoli, che poi metropoli non siamo, non tanto aree interne, ma la provincia. Noi siamo un paese di piccoli e medi comuni, siamo un paese di province, siamo il paese delle 100 città. Questo Arturo Lanzani, in questo bel libro che si intitola L'Italia di mezzo, la chiama l'Italia di mezzo. Cos'è l'Italia di mezzo? Quel pezzo d'Italia che sta in mezzo tra l'Italia metropolitana e l'Italia interna o profonda. E quindi, Cigliano, Santià, Borgo Vercelli, Formigliana,
Tutti quei luoghi che non hanno un particolare storytelling positivo, perché Ostana ce l'ha, Gagliano ce l'ha, sono luoghi attrattivi, ma a Santia nessuno ci vuole andare a vivere, immagino, no? Sì, lo so bene, perché io sono di Biella di origine, per quello che porto sempre l'esempio di Santia, perché ho imparato, però vedete, no? Allora, cosa succede a Santia? A Santia, che è un luogo brutto, fa parte di quella che noi chiamiamo Brutta Italia, brutto e degno, no? Perché non, brutto perché non rientra nei canoni estetici del piccolo borghismo, no? Non è attrattivo, è un posto brutto. Santia è oggettivamente brutto, no? Non, brutto secondo quelle categorie estetiche, no? Non è brutto. Santia è un posto brutto, come lo è Carisio, anche se a Carisio ci sono delle cose importanti, tipo le rane, il risotto, no? Quelle robe lì. No, no, è proprio brutto. Non è climatica. Come è brutto dove... Ci sono delle zanzare grosse come cormorani a Santiago. Mia sorella vive a Vallemosso. Siete mai stati a Vallemosso? Avete presente? Ecco, ecco. Vallemosso è peggio. Ma è pieno di luoghi. L'Italia è un paese bellissimo, pieno di posti brutti, cioè posti che non hanno una... uno storytelling positivo, no? Che però si percepiscono come belli, e quindi a Santia in stazione ci sono i manifesti sul Santia Tour. Ci sono. Vieni a visita Santia in 8 minuti. Sì, perché c'hanno 3 cose, c'è la fontana, la chiesa, ma perché l'Italia è fatta così, no? L'Italia è un posto dove per storia, i luoghi, anche quelli brutti, hanno il monumento, la fontana, la chiesa, la statua, l'edicola. Ma queste robe sono importanti non per il turista, ma per chi ci vive. Questo è il punto. Devono entrare, no, nel tema della... Perché Santia è brutta. Santia è proprio brutta, non c'è niente da fare. Cioè, proprio da che parte la guardi, è un posto... È un po', ma brutto vuol dire che non è attrattivo secondo le categorie estetiche della Bell'Italia. Cioè, è un posto dove un turista non pensa di andare, e se ci va o per ragioni logistiche, perché è comodo rispetto, oppure perché gli si rompe la macchina. Quale? Ah, bravo, lei è uno dei pochi. Non è che si confonde col Carnevale di Ivrea. No, ah. No, c'è anche il Carnevale di Santiago. Che è questo qua, no? Il Carnevale di Santiago, che non conosce nessuno, a parte lei, che è il primo che me lo cita, perché noi conosciamo tutti il Carnevale di Ivrea, che è il Carnevale di Ivrea, ma anche Biella ha un carnevale importante, Santiago ha un carnevale, le tradizioni, tutta quella roba lì rientra nel tema dei paesi. Cioè, se guardi ai borghi vedi solo Ivrea, perché è l'attrattività, i flussi, se guardi ai paesi vedi le tradizioni locali, ecco. Allora, tutta questa roba qua può diventare oggetto di programmazione territoriale, di disegno del territorio, di infrastrutture, di filiere, di spazi, di comunità attive che si occupano di energia, casa, cibo e altre cose. Posto che si abbia ben in mente, diciamo, no, il tema del policentrismo, cioè della diversità e del fatto che dentro questa diversità c'è Brutta Italia. L'abbiamo chiamata così, nell'incontro i borghi. Sì, no, ha funzionato da Dio sta cosa qua. Incontro i borghi. Il nostro saggio si intitola Brutta Italia, la vita quotidiana dei luoghi dove i turisti non vogliono andare. Perché ha un po' stufato questa cosa del turismo, no? Perché non è che il turismo sia il male. Il turismo può funzionare, posto che la comunità venga prima. Il turismo è un vagone, non è la locomotiva dei luoghi. La locomotiva è la comunità. Ostana, il turismo funziona perché si è ricostruita una comunità di residenti che ha deciso in qualche modo di fare anche un po' di turismo, di farlo bene, di governare il turismo. Ecco, questa è un po' la cosa, la differenza. Ecco, tutto questo è, diciamo, il terzo capitolo del libro delle piazze vuote, che guarda al tema dello spazio dei luoghi, no? Rimettere al centro la diversità. Queste sono le città metromontane di cui vi dicevo prima, poi su questo possiamo finire, poi se avete ancora 2 domande va bene. Questa è lo sapete meglio di me, la distribuzione dei comuni totalmente montani, parzialmente montani e non montani dentro i confini amministrativi delle città metropolitane. E vabbè, non è che c'è niente di nuovo, perché già era prima, si chiamavano province ed era così, gli cambi il nome, ma la dimensione orografico, morfologico, materiale, insediativa, quella rimane, no? Non è che cambia, è solo Venezia.
e Milano, vedete, sono tutte scure, cioè non hanno comuni montani o parzialmente montani, usando la classificazione UNCEM al proprio interno. Tutte le città sono ricche, no? Tutte le città metropolitane sono ricche di questa diversità territoriale, che però non diventa, come dire, non è criterio di governo del territorio. Le cose rimangono molto separate. In realtà si potrebbero fare alcune cose, le abbiamo dette, cioè si possono almeno provare a immaginare, ecco. Poi farle bisogna vedere. Intanto si possono immaginare, si possono immaginare azioni che colleghino in filiera, come vi dicevo, dalle nuove colonie al welfare metromontano, alle filiere locali, ai trasporti, ma anche, io per esempio con Città Metropolitana ho lavorato al progetto delle casermette di Usseglio. Quel progetto l'abbiamo fatto io, Antonio De Rossi, e Loredana Jacopino, e poi l'abbiamo dato a Elena Di Bella, che l'ha, diciamo, difeso all'interno, no, della Città Metropolitana, e questa roba piglia, non so se 2 o 3 milioni, mi ricordo più, insomma, 1,5 milioni di euro per la ristruttura. Ma l'idea del progetto, poi se funziona non lo so, perché poi non ho più saputo niente, era di farne un progetto metromontano. Per esempio, l'università potrebbe benissimo organizzare una scuola estiva a Torino e far l'ultimo giorno lì, gli ultimi 2 giorni lì, o farli anche tutti lì, se avesse. È un posto a 50 minuti dal centro di Torino, che offre una qualità ambientale e paesaggistica importante, un momento comunitario, no? In cui le persone stanno insieme nello stesso spazio, mangiano insieme, discutono insieme. Ecco, quindi è proprio il tema del decentramento, no? Di pensare a quello che fai già, come lo potresti fare meglio usando risorse esterne, oppure a cose nuove che potresti fare lavorando sul policentrismo, insomma. E questo è il terzo capitolo. Comunque, diciamo, le cose... Poi ci sarebbero anche, ho detto le cose principali, le slide ve le troverete magari, anzi senza magari, la bibliografia è già qui, la vedete, oltre al mio vedete i libri di Riabilitare l'Italia, cioè abbiamo un sito che funziona abbastanza bene, e a questo vi aggiungerei solo i 2 libri che ho citato prima, però se volete vi faccio una bibliografia più ordinata, ve la posso mandare, insomma. Il filmato è no, nel senso che ho una password, cioè non è ancora lo abbiamo presentato. Posso chiedere se volete. Sì, no. Ecco, tra l'altro un'altra cosa carina, poi finisco, è quella di pensare al supporti audio video per veicolare messaggi come questo, perché va bene conferenze, professori, okay. Però sono molto efficaci. Questa associazione chiama le sono bravissimi. Sono bravissimi e si sono, diciamo, molto ingaggiati col tema. Adesso ne stanno facendo altri a Pesco Costanzo, sempre in Abruzzo. Ovviamente c'è un costo per sta roba qui. Adesso questa roba ci è costata 50.000 euro. Però Fondazione Cariplo, ma come potrebbe farlo Compagnia di San Paolo, CRT, no? Ragionare sulla capacità attrattiva in termini di abitabilità quotidiana del nostro territorio metromontano. Ecco, però con le istituzioni che si mettono a lavorare sull'abitabilità quotidiana dei luoghi, non la lasciano al mercato e alle risorse individuali, questo è il punto, e questa roba qui è il punto, in termini di informazione, in termini di anche certificazione, no? Guarda, vieni qui, sono queste 10 case che io garantisco, che ho visto, e hanno un certo rapporto qualità, fare incoming insediativo, questa è un po' la cosa. Va bene, allora io grazie, scusate se ho parlato troppo. Hanno comunicato, e poi un aspetto ancora più in particolare del senso, cioè quando quel ragazzo dice, il ragazzo bergamasco dice non, la mia vita non aveva senso, io cercavo il senso e qua l'ho trovato, cioè ci sta dicendo una cosa importantissima che a me ha fatto subito pensare alla quantità di ragazzi che in questo periodo
in particolare non hanno più motivi per vivere. Di ieri la notizia di un altro ragazzo che si è lanciato da casa, dalla finestra, perché la sua vita non riesce a farla andare avanti. Allora diventa fondamentale questo aspetto, no? Proprio per ridare possibilità all'esistenza. Sì, ovviamente le relazioni sociali certo. Sono generative di senso, insomma. Poi non bisogna... No, senza idealizzare, no? Senza idealizzare, però... ha dei ritmi e dei tempi diversi. Allora, no, pensare all'offerta di come questi luoghi possono intervenire nella vita quotidiana delle persone, dai bambini agli anziani e agli adulti, ecco, diciamo così, no? Io credo che sui bambini e anziani c'è un grande spazio di azione. Sì, sì, anche secondo me. Anziani... Mi avviso molto anche, io ho vissuto molto la montagna quando mio figlio più grande faceva la stagione sciistica in montagna e quindi faceva settimana, si fermava, quindi Torino 6 avanti e indietro, e da quelle vie di comunicazione, cioè ci fosse un treno, ci fosse una metropolitana. Sì.